Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Palizzi Monasterace, valevole quale prima giornata del campionato di prima categoria girone di Calabria. Le formazioni sono quelle del primo tempo: c'è Palizzi, Serra, Macri, Battaglia, Abruzzese, Minniti, Rodà, Proietto, Autolitano, Romeo, Palermiti e Crea, Monasterace, Morello, Minniti, Pacetta, Coniglio, Messineo, Tassone, Mazzaferro, 40, Lombardo, Lorenti e Pilato. Vi abbiamo riferito innanzitutto il risultato del primo tempo: 1-0 a favore del Palizzi. Gol che abbiamo assegnato in un primo momento a Minniti, a Pasquale Minniti, e invece l'autore è Bruzzese, al 40° del primo tempo. In panchina a disposizione dei due mister Gianni Palastro e Antonio Staretano, Gullace, Polimeno, Cosmano, Martino, i fratelli Antonio e Giuseppe Zirilli e Stranges. A disposizione dei due mister ospiti, Salvatore Regolo e Ilario Papaleo, Cordì, Scarano, Papello, Malluzzo, Franco, Calabrese e Papaleo. Nel secondo tempo il Palizzi, ovviamente, casacca nera come i pantaloncini e calzettoni bianchi, si schiera alla destra dei nostri teleschermi. E vedremo un po' quale sarà la risposta e soprattutto l'assetto tattico del Monasterace, che si vede costretto a inseguire il risultato in inferiorità numerica. Ingrana il turbo, c'è una palla per Palermiti, cross sotto porta, la palla che sfiora il montante. Palizzi vicinissimo al raddoppio. Un tocco d'esterno destro che ha lambito il palo alla sinistra del portiere. 2-28, 1-0 per il Palizzi, gol di Bruzzese. Al 40° del primo tempo ci sono stati 2-3 episodi degni di nota. A favore del Palizzi, che non solo ha segnato una rete, ma è andato vicinissimo al raddoppio in almeno 2-3 occasioni. È un episodio negativo per il Monasterace, che ha regalato su un piatto d'argento guanti e livrea un uomo in più, quel Pacetta che è stato costretto a sgambettare Autolitano, che si era presentato da solo davanti al portiere. Lombardo, è andato al tiro deviato opportunamente. Il Monasterace non intende assolutamente cedere le armi o fare la vittima sacrificale sull'altare degli interessi palizzitani. Ha tentato di pervenire al pareggio, ha conquistato un calcio d'angolo, grappolo di uomini in area, sta per partire il cross. E c'è una doppia parata. L'arbitro viene circondato. Dai giocatori palizzitani e da quelli soprattutto del Monasterace, che invocavano un calcio di rigore
o sostenevano addirittura che la palla avesse superato la linea bianca. Monasterace vicinissimo al pareggio. Al quarto minuto della ripresa, un episodio da Moviola. Si diceva che il Monasterace non ha nessuna intenzione di perdere questa partita e forse nemmeno di pareggiarla. Sta giocando in 10 uomini per l'espulsione di Pacetta, ma ce la mette tutta. Vedete che addirittura si è spinto con tutti gli organici al di là della metà campo. Una tattica spregiudicata, un invito a nozze per gli sguscianti palizzitani. Perde una scarpa Mazzaferro. Intanto c'è la prima sostituzione della partita, si prepara a entrare con il numero 18, uno dei fratelli Zirilli. Esce Bruzzese, l'autore del gol, e al suo posto entra Giuseppe Zirilli. Uno dei giovani più promettenti, calcio piazzato per il Palizzi. Siamo intorno ai 35 metri. Ci prova Minniti. Si erano presentati in due davanti a Morello, che però ha agguantato la sfera. Controlla la difesa palizzitana. C'è una sostituzione nelle file del Monasterace, anzi una doppia sostituzione. Esce 40. Ed entra Calabrese, se i numeri sono giusti quelli che ci hanno dato, è Malluzzo. È stato stretto in sandwich Danilo Romeo e l'arbitro lo gratifica assegnando un calcio piazzato a favore del Palizzi. Parte un cross verso Autolitano, che conquista un calcio d'angolo quanto mai prezioso per rallentare la morsa del Monasterace, che si era proiettato in avanti nel tentativo di pervenire al pareggio. È sotto di una rete a zero. Gol segnato da Bruzzese, che qualche istante fa ha abbandonato il terreno di gioco, sostituito da Zirilli. Calcio d'angolo per il Palizzi, grappolo di uomini in area, parte il cross, tiro e la palla lambisce, quasi colpisce il palo alla sinistra, con il portiere battuto. L'ultimo a toccare era stato Minniti. Palizzi vicinissimo al raddoppio dunque, altro episodio favorevole alla formazione di casa.
che ha meritato a questo punto, possiamo dirlo senza tema di essere smentiti. Ha legittimato il successo 1-0 che sta stretto però alla formazione di Giuseppe Menniti e Morello. Recupera Coniglio, chiama in causa il lontano Morello. Parte da lontano la formazione ospite, perde palla Lorenti, capitano della formazione monastracese. Danilo Romeo, perde palla Romeo. Sempre 1-0 per il Palizzi. 10:50 nel secondo tempo. Il pallone ha superato la linea laterale sinistra e l'arbitro indica che il Monasterace deve rimettere. Già fatto. Finisce a terra il capitano Lorenti nello scontro fra i due numeri 10, l'altro era Palermiti. 1-0, ma la partita è completamente aperta ovviamente. Il duo Regolo Papaleo da qualche istante ha mandato in campo giovani freschi, forze fresche come Malluzzo e Calabresi. Se i numeri che ci hanno dato siano quelli giusti oppure dovremo continuare a prendere papere tanto per cambiare. ...12 minuti nella ripresa, 1-0 per il Palizzi, attacca Saverio Crea. Pressato da Autolitano, il nuovo entrato Malluzzo si rifugia in pallo laterale. Favore restituito a stretto giro di posta dal mezzo sinistro Palermiti, che a sua volta restituisce il favore. Rimessa sempre per il Palizzi con Battaglia. È andato al tiro Autolitano, tiro senza pretese che è finito abbondantemente ai lati della porta difesa da Morello. Rimane imperterrito l'arbitro rispetto alle proteste dei palizzitani, prosegue il gioco, pallone che finisce nel vallone Mario Simone, che dà il nome anche alla contrada e anche, se vogliamo, allo stadio impropriamente detto Mario Simoni, in realtà intitolato al presidente della Nuova Merito scomparso Saverio Spinella. Momento topico dell'incontro, siamo intorno al 60°. Tutto può ancora succedere. Svetta il gigante Pasquale Menniti, uno dei giovani
più interessanti della prima categoria, che avrebbe potuto avere miglior sorte a nostro avviso, avendo tutte le caratteristiche tecniche, atletiche, e ora a questo punto possiamo dire anche con un buon bagaglio d'esperienza. Sono diversi anni che fa la prima, punto di forza della formazione palizzitana. Sempre 10 contro 11 per l'espulsione di Pacetta. Non sembra aver risentito granché la formazione del Monasterace di questa inferiorità numerica. Il Palizzi si limita a controllare la partita. Stringe i tempi ora il Monasterace. Che sta facendo la partita. Sradica letteralmente il pallone Macri dai piedi di un avversario. Intanto è terminato a terra un giocatore del Palizzi. Si tratta del numero 5 Pasquale Menniti, di cui avevamo tessuto le lodi. Si lamenta per una botta alla spalla Menniti. Non accenna a rialzarsi il giocatore. Accorre anche il massaggiatore, il presidente Peppe Menniti. Si rialza il giocatore. Speriamo che non sia nulla di grave. Intanto è pronto con il numero 15 Martino, qualora no, è rientrato in campo Menniti, tutto a posto. 11 contro 10, si è ripreso bene dall'infortunio Pasquale Menniti, uno dei giocatori più interessanti dell'intera categoria, non solo del Palizzi. Era rimasto claudicante. Vedete che il Monasterace si spinge generosamente in avanti alla ricerca del gol del pareggio, esponendosi però al contropiede. Clamorosa occasione, porta sguarnita, tiro, rete. Clamorosa papera della difesa. Si toglie la maglietta di dosso il giocatore autore del gol, e per questo probabilmente si beccherà un bel cartellino giallo. Cerca di indossarla in maniera veloce, magari cercando di eludere la sorveglianza dell'arbitro, che gli va a sventolare il cartellino. Quindi Autolitano ci ha creduto
era ben lontano rispetto al balletto dei difensori. 19:40. Nel secondo tempo Palizzi 2, Monasterace 0. Nel momento di maggiore pressione da parte del Monasterace, che ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di pervenire al pareggio, e sarebbe stato un premio eccessivo. Si sgancia ancora lui, Autolitano, è stato una spina nel fianco della difesa avversaria, questi è Minniti, Rodà, si avventura in un dribbling, poi scodella in avanti verso Crea, fa fuori un avversario ma non il secondo, che gli mette il pallone in fallo laterale. Decimo della ripresa, pardon, ventunesimo della ripresa, sempre 2-0 per il Palizzi, autore dei gol Bruzzese al 40° del primo tempo e Autolitano al 19° della ripresa. Vedete che dalla panchina del Palizzi viene richiamato Saverio Crea, il suo posto verrà preso da Martino. Raccoglie applausi a scena aperta come alla Scala quando va in scena la Traviata, la Turandot o il Rigoletto. Saverio Crea, vecchia colonna del Palizzi e, se non ricordiamo male, anche del Bagalati, vallata Bagalati San Lorenzo di qualche stagione fa. Dunque, dopo Zirilli, spazio a Martino nelle file del Palizzi. Rete! Incredibile! Ma vero! 3-0. E andiamoci piano con la paternità. Dovrebbe essere Autolitano. Che questa volta però non si è tolto la maglia, perché in questo caso scatterebbe il secondo cartellino giallo e quindi il rosso. 23° della ripresa, 3-0, e a questo punto si sembra veramente eccessivo rispetto a quello che ha fatto vedere il Monasterace, che ora manda in campo il numero 18, Papa Leo. Si sfila la fascia di capitano. Lorenti, che viene sostituito da Papaleo. Ehi, quanto mandi qui?
il peso e la responsabilità di capitanare la squadra. Ricade sui piedi, anzi sulla spalla di Tassone. Tassone dunque il nuovo capitano. Calcio d'angolo per il Monasterace, che ha disputato una bella partita a dispetto del risultato, che francamente ci sembra eccessivo, 3-0. Meritava di più il Monasterace. Bene l'arbitro! Purtroppo ha dovuto pagare, a nostro avviso, in maniera determinante, un'espulsione, quella di Pacetta, patita nel primo tempo. Ha disputato una bella partita, questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. Il Monasterace meritava di più. Ha disputato una bella partita nel primo tempo, nonostante l'inferiorità numerica, e soprattutto nel secondo, quando ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili. Anche in questa occasione avete visto di segnare quel golletto piccolo così, che avrebbe potuto dare una svolta alla gara. Partita corretta, leale e sincera, cavalleresca, il fair play regna sovrano, non ci sono stati episodi o screzi di sorta. Minniti, Giuseppe, uno dei due, l'altro è Pasquale. Cerca di andarsene Danilo Romeo. Va a lamentarsi Romeo. Redarguisce ora solo verbalmente l'arbitro. Malluzzo. Spazza come lo spazzaneve a Courmayeur, o Madonna di Campiglio, il capitano di lungo corso, Stefano Rodà. Ancora lui, questa volta di destro. Munizione per il Monasterace già battuta, ne guadagna una successiva. Già battuta, Monasterace che si proietta con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti alla ricerca del gol della bandiera, è sotto di 3 reti. 40° Bruzzese, nella ripresa doppietta di Autoletano al 19° e al 23°. Difesa un po' leggerina quella del Monasterace, mentre possiamo dire che a centrocampo e anche in attacco la formazione ospite si è mossa con sufficiente ordine ed energia. Insiste ancora in avanti il Monasterace. Zona tiro, c'è una deviazione, la palla rimbalza sul palo e finisce l'MLM tra le braccia del portiere, ma il Monasterace avrebbe meritato sicuramente la marcatura. Questa è la nostra opinione, come abbiamo detto in precedenza,
Il Palizzi è invece una squadra ben messa in difesa e soprattutto a centrocampo, dove i vari Romeo, Palermiti e Crea e Proietto, ma anche Bruzzese e Battaglia hanno fatto la differenza. Incespica sul pallone Palermiti, a buon gioco Messineo, disturba momentaneamente le manovre Polimeno, è andato al tiro Calabrese, una sventola da poco dentro l'area, respinta, ma l'arbitro aveva fermato il gioco. ...30:50 nella ripresa, sempre 3-0 per il Palizzi. Doppietta di Autolitano e gol di Bruzzese. Chiede palla a Battaglia, spiazza il suo diretto avversario, Rodà cerca di mettere in movimento il mezzo sinistro Palermiti dalla parte opposta, fallo laterale, intanto c'è un'altra sostituzione nelle file del Palizzi, l'ultima consentita dal regolamento. Si prepara a entrare Polimeno, che avevamo dato erroneamente come giocatore in campo. Spazio ai giovani. Esce Proietto, cerca di andarsene, palla sul sinistro, tiro. Non si fa ingannare questa volta Morello, si scatapascia in orizzontale e riesce ad agguantare la sfera quasi vicino al palo di destra. ...3-0, doppietta di Autolitano che brilla come la stella polare, e gol anche di Bruzzese. Abbiamo superato la mezz'ora, 33esimo. Il Monasterace non si dà per vinto, nonostante il largo punteggio a favore del Palizzi, che ha la partita saldamente in pugno. Viene stretto in sandwich Palermiti e l'arbitro assegna un calcio piazzato a favore del Palizzi. Vedete che capitano Rodà arriva dalle retrovie e cerca di mettere in movimento Palermiti. Il suo cross incoccia la gamba di un avversario e finisce in calcio d'angolo. Ne avrà battuti 5-6 il Palizzi. Ha optato per il cross, ci mette una pezza
Coniglio palla in fallo laterale, si gioca al risparmio, hanno consumato quasi tutta la birra che avessero in corpo. Rodà, che non ha concesso nulla agli avversari, ha spazzato tutto quello che c'era da spazzare in più. Ha impostato la manovra offensiva quando il caso lo richiedesse. Danilo, un cross va a vuoto, Girilli, Palizzi che cerca di accorciare le distanze, non è dello stesso avviso Pasquale Minniti, che sbroglia, ma insiste il Monasterace con tutti gli organici ormai proiettati in avanti, non può raggiungere Giuseppe Minniti, uno dei due, l'altro è Pasquale, nemmeno a inserire il turbo di Usain Bolt. Autolitano, finisce a terra tutto regolare, si può proseguire. Minniti, strano passaggio indietro, intanto è terminato a terra afflitto da crampi un giocatore del Palizzi. Questo è il momento delle bottigliette. Fanno il pieno di acqua gelata, ghiacciata, ma gradita. Trentottesimo della ripresa, sempre 3-0. Le squadre hanno dato tutto quello che avevano in corpo, ma è rimasta forse qualche residua energia nelle gambe e nella testa, nella mente. Vedremo che cosa succederà in questi 6-7 minuti che mancano alla fine del match, ultimi scampoli, ultimi sgoccioli di gara. 3-0 per il Palizzi, che non poteva esordire meglio, opposto però a una squadra abbastanza tenace come il Monasterace. C'è un cross fallisce il 4-0 in maniera incredibile il Palizzi. Si era venuto a trovare in posizione più che favorevole per il tiro a rete, l'attaccante ha cincischiato un attimino, gioco di gambe di Palermiti che ha cercato di mettere in movimento
Danilo Romeo. Niti Rodà. Palla scaraventata alla meno peggio, ormai i giocatori sono sbracati. Squadre molto lunghe. Attenzione, tiro, grande parata del portiere, ha fallito il 4-0. Alermiti non è riuscito a fare breccia, solo davanti al portiere. Portiere che comunque, ricordiamolo, nel primo tempo ha compiuto un paio di interventi miracolosi. Palizzi che ha meritato ampiamente, questo è ovvio, ha dominato la partita, ha fatto quello che ha voluto, favorito anche dall'espulsione del terzino Pagetta. C'è stata una deviazione, ma non ha creato eccessivi problemi d'animo a Morello. In possesso di palla Pasquale Menniti, la gira verso Stefano Rodà, capitano della formazione palizzitana. Col suo interno destro cerca di mettere in movimento Palermiti, anzi no, si trattava di Martino. Monasterraggi in avanti, generosamente proiettato con 7-8. Romeo, palla buona, Malluzzo fa buona guardia, la difesa locale. 43esimo e 20 secondi, siamo ormai alle ultime lancette. Agli ultimi giri delle lancette, almeno due giri più recupero. ...3-0, ma avete visto che il Palizzi ha avuto l'occasione per arrotondare in diverse circostanze. Questi è Menniti Giuseppe, uno di due, l'altro è Pasquale. Tiro cross, palla che rimane in campo. È andato al tiro all'incrocio dei pali, ma Serra è volato all'incrocio dei pali e ha impedito la marcatura al Monasterace, che l'avrebbe meritata tutta per quel che ha fatto vedere in questa partita, nel primo e anche nel secondo tempo.
4 di recupero. L'arbitro indica che mancano 4 minuti alla fine del match. C'è un altro cartellino giallo sventolato a Malluzzo. Tre cartellini in tutto, 2 gialli e 1 rosso. Ordinaria amministrazione per l'arbitro, che ha diretto bene il signor Alessandro Femia di Locri, una vecchia conoscenza del Maro Simone. Più di una volta ha calcato le scene di questo stadio e sicuramente uno degli arbitri più interessanti, perché ha i mezzi tecnici e atletici e anche l'età, è sicuramente uno di quelli che potrebbero avanzare nelle categorie superiori, e anche questa è la nostra opinione. Sic et simpliciter. Punizione per il Monasterace, se ne sono andati 2 minuti dei 4 concessi dall'arbitro. Parte da lontano, 21 giocatori nella metà campo avversaria, il Palizzi che contiene il Monasterace che pressa. Complimenti mister! E tutti che aspettano ormai il fischio, il triplice fischio dell'arbitro. Invoca l'arrivo di un nuovo pallone la giacchetta nera, anzi gialla. Non ci crede più nessuno. Hanno consumato tutte le energie. Le gambe sono molli. I muscoli non rispondono più. Spreca in malo modo una grossa occasione il Palizzi, ma ormai il risultato di 3-0 potrebbe anche bastare. Proprio in questo momento l'arbitro infatti decreta la fine delle ostilità. Meritatamente il Palizzi ha regolato il Monasterace 3-0, doppietta di Autolitano e gol di Bruzzese, ha diretto il signor Alessandro Femia di Locri. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. E Antonio Stelitano. Sì, oggi prima partita, complimenti ai ragazzi. Stiamo facendo un buon lavoro con mister Valastro, la società che ci sta vicino, i giocatori che si sono impegnati ormai dal 22 di agosto, che sono al campo. Dobbiamo dire grazie, però abbiamo incontrato pure una squadra di livello messa bene in campo dal loro allenatore.
Oggi abbiamo fatto quello che si è potuto fare, ovvero sia finché ci è tenuta la condizione atletica, la condizione psicofisica, abbiamo dato quello che abbiamo potuto dare. Risultato secondo me forse un po' pesantuccio, ma giusto, penso meritatissimo. Prossimo turno? Prossimo turno penso che andiamo a Grotteria. Adesso ci ritroviamo martedì, vediamo di lavorare sulla parte atletica, sul campo, con mister Valastro, con tutti gli effettivi. Ci devono rientrare due giocatori di livello, quali Bonanno e Maviglia, quindi cercheremo di portare a Grotteria una squadra di valore, anche se quelli che oggi hanno giocato non hanno demeritato, anzi tutt'altro, visto il risultato. Aspettiamo d'oro per darci esperienza, per darci quantità, per darci qualità, ma il Palizzi lavora sul gruppo, non sul singolo. Uno dei dirigenti del Monasterace, il signor Origlia Anacleto, a lui il microfono per commentare questa partita. Non c'è niente da commentare, perché doveva andare così. Noi siamo stati pure sfortunati di un giocatore espulso, in più altri giocatori che hanno un pochettino lasciato a desiderare, quindi la vittoria ci sta, potevamo di fare di più, quantomeno portare un pareggio a casa. Visibilmente euforico e soddisfatto il presidente Beppe Menniti per questa vittoria, la prima di questo campionato. Niente, sinceramente mi aspettavo una partita diciamo di questo genere, perché purtroppo ci siamo allenati poco in questo mesetto, perché diversi ragazzi sono con uno o due o tre allenamenti diciamo che hanno lavorato fino all'altro giorno. E, è stata una grande difesa imperniata sul grande capitano Rodà, e il portiere è andato benissimo diciamo. Poi a centrocampo e in attacco Danilo Romeo e Autolitano hanno fatto una grandissima partita, gli altri un po' sottotono, però ci sta, perché la prima partita come allenamento non è che abbiamo fatto un grande allenamento, perché purtroppo i ragazzi fino all'altro giorno lavoravano, perciò la prima categoria è un divertimento per noi. Si gioca a merito Porto Salvo quest'anno? Sì, e voglio ringraziare di nuovo il sindaco e l'assessore allo sport, la dottoressa Crea, e per l'impegno, anche il custode, perché ho visto che in queste due o tre giorni si sono prodigate di presentare lo Spinella abbastanza buono, come, sia come pulizia come tutto, e li voglio ringraziare personalmente. Certamente abbiamo un problema, quando escono i palloni c'è da uscire pazzi per ritrovarli, però ci adeguiamo anche a questo, vediamo un attimino di poter fare di meglio. Era importante partire con il piede giusto, perché il Monasterace si è dimostrato una squadra abbastanza coriacea e ostica. Sì, siamo stati fortunati nell'occasione diciamo di Autolitano, che si è fatto espellere il centrale difensivo. Sinceramente era un gol al 99%, faceva gol Autolitano e c'è stata l'espulsione. E poi ha sbloccato Bruzzese. E la partita è stata in discesa diciamo. Prossimo impegno? Grotteria. Sentiamo anche l'opinione dell'altro presidente Morello, uno dei vecchi lupi diciamo del vecchio Palizzi. Allora, salve a tutti. Oggi è stata un'ottima partita, inizio campionato scoppiettante, il Palizzi vince 3-0 contro un'ottima squadra, il Monasterace. Qua abbiamo il nostro capitano che oggi insieme agli altri ragazzi hanno sposato un'ottima partita, con l'auspicio di poter fare un ottimo campionato e puntare quantomeno tra i primi posti. Diciamo, non diciamo il primo perché saremmo troppo prematuro, però abbiamo un'ottima squadra, ottimi fuori quota. Quindi, e c'è da dire anche che oggi mancavano due pedine fondamentali come Bonanno e Maviglia. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita, anche se il Monasterace ha perso questa partita perché ha giocato maggior parte della partita in 10 uomini. Però i ragazzi hanno fatto un'ottima partita. Complimenti a PC Battaglia, che è un giocatore di categoria superiore, e ce l'abbiamo nelle nostre file, grazie al suo contributo questa squadra sta crescendo parecchio. Il migliore in campo oggi è stato capitano Stefano Rodà, questa è la nostra opinione. Dove può arrivare il Palizzi?
Salve a tutti. No, innanzitutto ci terrei a precisare che oggi tutti e 14, tutti e 18 siamo stati tutti i migliori in campo, perché la nostra vera forza è proprio il gruppo. Da tanti anni che l'obiettivo del Palizzi è innanzitutto formare un bel gruppo. Quest'anno credo che sia l'anno buono per toglierci le nostre soddisfazioni e le soddisfazioni che la dirigenza in primis si merita, perché dopo tutti questi sacrifici è giusto ripagarli. Come ha ben detto il Presidente, inizio migliore non ci poteva essere, per tanti motivi, sia dal punto di vista del risultato, della prestazione, anche dell'avversario, perché il Monasterace, come ha detto il Presidente Morello, è una gran bella squadra che dirà la sua per tutto il campionato. L'obiettivo è arrivare il più in alto possibile. Prima pensiamo a fare punti salvezza, Presidente, poi quel che viene è sempre di guadagnato. Si parte dalla griglia e poi si vede. Esatto, noi il nostro obiettivo è raggiungere prima possibile quota 39-40, poi prima si raggiungono più punti rimangono a disposizione nostra per ambire anche alle zone nobili della classifica. Noi siamo in ritardo di preparazione, di condizione, speriamo nel futuro, siamo novelli in questo campionato. E quindi... Quanto è stata determinante l'espulsione del Terzino? È stata determinante, mo non saprei quantificarla in percentuali, però è stata la chiave di la svolta della partita. Nonostante tutto però il Monasterace ha disputato un grande primo tempo e soprattutto nella ripresa quando ha tentato di pervenire al pareggio. Sì, ma siamo stati disordinati perché la voglia di andare tutti sulla palla per cercare ognuno di fare, non abbiamo giocato da squadra, è stata la volontà, la forza che ci spingeva, ma siamo stati disordinati. Per un'ora avete messo alle corde il titolato Palizzi. Per un'ora no, lei è troppo buono. Per un'ora no, abbiamo, la partita fino al momento dell'espulsione era equilibrata, non avevamo corso pericoli, poi l'espulsione, come dicevo prima, è stata la svolta della partita, in negativo per noi ovviamente. Complimenti al Palizzi, ha dimostrato di essere una buona squadra, anche se a corto di condizione atletica, è già esperto in questo campionato, noi siamo novelli di questo campionato, dobbiamo capirlo come è fatto. Sul campo in erba di Melito Portosalvo il Monasterace esce a testa alta dopo aver disputato un gross match. La ringrazio e in bocca al lupo al Palizzi. Ilario Papaleo, sentiamo la sua opinione su questo match. È stata una partita fino all'espulsione equilibrata, il Monasterace stava disputando un'ottima partita, anche essendo la prima partita di campionato e la prima ufficiale, anche perché non abbiamo disputato la Coppa Italia per il fatto che la Serresa non si è presentata. Tutto sommato la prima mezz'ora bene, poi ha prevalso la voglia di vincere del Palizzi, c'erano giocatori più esperti dei nostri, che la maggior parte erano alla prima esperienza anche prima categoria quest'anno. Per più di un'ora il risultato è rimasto in bilico, 1-0 per il Palizzi. Sì, c'è stata, dopo l'episodio del nostro gol, non gol, non lo so se la palla sia entrata o meno, ma quello che più ci rammarica è la respinta del portiere. Il nostro calciatore ha ribadito la palla in rete, ma è stata, a dire del mio compagno di squadra, è stata ribattuta con le mani da un giocatore del Palizzi. E poi è capitato un piccolo infortunio del portiere, da lì dal 2-0 noi in 10 abbiamo cercato di limitare un pochettino i danni. Il Monasterace ha disputato un grosso match qui al Mauro Simone. Io come i miei compagni siamo contenti come prima partita, adesso ci tocca risalire la china, dopo un 3-0 non è facile ripartire, anche vedendo anche la prestazione siamo ottimisti e quindi cercheremo di riscattarci domenica in casa col Mammolo.